Rumori di pesce, eccola, eccola, qui c'è qualcosa, okay. Qui sento qualcosa che boccheggia, andiamo a vedere. Andiamo a vedere che cosa è qui. Un'onda. Ecco l'onda. Eccolo lì. Ecco l'onda. Qualcosa di grosso. Lì sta risalendo. Eccola là. Là. Andiamo a vedere che cos'è. Andiamo a vedere se si riesce a vedere che cos'è. Qua purtroppo non si vede più. Comunque ha creato quest'onda qua lungo tutto il canale. Ecco qua. Quindi qualcosa di grosso sicuramente era. Ecco. Ha creato il panico. Ha creato il panico. Andiamo a vedere. Facciamo il giro. Di qua mi pare non sia andato, quindi ecco qualcosa là, eccolo là, qualcosa là.
che sta andando via. Di là. Sta andando via in fondo, sotto la sponda di là. Eccolo là. Andiamo a cercarlo. Andiamo a trovarlo. Qui c'è pesce, pesce ovunque, ma soprattutto incuriosito da un punto ben preciso, che adesso andiamo a vedere. Intanto, panoramiche. Così, tanto per vedere i miei posti, ecco, qui siamo sotto il ponte dove si sente qualcosa, probabilmente sotto quei rovi là. Eccolo. Qui c'è un altro pesce, mi pare, là. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, vedo un'altra onda, là. Andiamo a dare un'occhiata. Così vi faccio vedere un po' le mie domeniche. Pomeriggio, come le passo? Alla ricerca, qui c'è una nutria, alla ricerca di questi di spot nuovi, canali nuovi, che in questo momento sono praticamente privi d'acqua, perché in questo periodo i canali vengono quasi prosciugati. Poi nel periodo primaverile poi invece si riempiono completamente e qui l'acqua poi raggiunge, ecco, gli argini, quindi aumenta di circa 2 metri. Ecco la nutria. Il canale, come si presenta il canale in questo periodo, a perdita d'occhio. Direi che in questo canale il punto migliore nel periodo, diciamo così, di massima quantità di acqua sarà sicuramente qua.
sarà il punto in cui il prossimo anno, in primavera, verrò a pescare. Là in fondo vedo un'altra onda, là in fondo, e chiaramente io non riesco a resistere. Andiamo. Eccolo là in fondo. La vedete anche voi? Non riesco a resistere. Andiamo. Là. Eccolo là. Là. Eccolo là. Andiamo. Forse il pesce va più forte di me. Due. Due, due. Eccolo là. Che stanno andando in là. Eccola qua. Benissimo, ragazzi. Questo è quello che volevo sapere. Eccolo qua. Questo io ci scommetto che è un Amur qui sotto, eccolo qua, ecco, qua ci sono questi pali e qua naturalmente anche nel fondo vedo cose. In questo punto, essendoci dei pali, si presuppone che, e poi infatti dimostra il fatto che l'onda qui è sparita, si presuppone che qua ci sia un punto, eccolo là, è uscito, eccolo là, è. Qui sicuramente c'è profondità, eccolo lì, eccolo là, eccolo che è partito, cioè ragazzi, che accelerata, cioè un'accelerata di quelle che mostruose. Guarda che roba, Dio, beh, che onda che sta facendo, bellissimo. Io qua direi che sarà sicuramente uno dei canali che in primavera verrò a provare, anche là in fondo. Cioè, guardate l'argine, ecco qua, questo è l'argine, quindi mancano circa proprio 2 metri d'acqua. Bene ragazzi, ok, io direi che verrò in primavera e penso anche di aver, ecco, eccolo qua. Se mi parte sempre in questo posto, sempre qua dai pali, ecco qua, beh. Qui arrivano dei pali, eccolo là, dei pali arrivano, poi mi sentono e partono. Quindi sicuramente qua dei pali, io è che probabilmente i pali nel periodo primaverile, estivo, i pali non li vedrò più, quindi saranno un problema anche perché per il fatto che non saranno più
sotto riva, ma quando il livello dell'acqua sarà praticamente qua, i pali saranno praticamente un problema. Però ho notato che qua è il punto perfetto, eccoli i pali, eccoli lì. Quindi non dovrò far altro che segnalarmi il punto in cui, e adesso andrò a fare questo segno, e poi vi conterò praticamente i passi, dovrò andare a segnarmi dove i pali iniziano. Eccoli qua. I pali iniziano qua. Ecco qua. Il primo palo inizia praticamente qua. Eccolo qua. Quindi io comincerò a percorrere il percorso a ritroso contando i passi. Così in primavera, quando tornerò, saprò esattamente che in questo punto ho il primo palo. Bene, torno indietro. Intanto vedo altre onde che stanno arrivando qua. Ne vedo una sotto riva che sta arrivando verso qua. Ed eccomi qua, ragazzi. Bene, a questo punto il posto nuovo l'ho trovato, quindi in primavera, poi dopo io sto guardando ancora, vedo ancora onde. Bene, il posto nuovo l'ho trovato, a questo punto non mi resta che darvi la rivederci a questo spot, in questo spot, in primavera. Ah, se avete qualche idea, qualche indicazione da darmi, visto che vi ho fatto vedere un po' tutto, mi raccomando, aspetto anche vostre idee o vostri consigli. Tanto noi ci vediamo in altri video, perché intanto in questo momento sono venuto a vedere questo perché ho trovato una strada che mi ispirava, e sono entrato e mi ha portato qua. Però in questo momento sto andando a fare una pasturazione per il prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Bye bye, Tello.